Bradford e il vagone con frenatore. I vagoni indisciplinati stavano causando di nuovo problemi. Fatela finita una buona volta! La volete smettere di frenare? Mentre Thomas stava faticando a farli muovere, Samson arrivò dalla terraferma. Ciao, Thomas! Quei vagoni si stanno comportando di nuovo male? Molto male, Samson! I miei, invece, si stanno comportando davvero bene. C'è te! Che razza di vagoni! Che comportamento vergognoso! Non posso tollerare un tale atteggiamento! Oh, salve! E tu come ti chiami? Io sono Bradford. Portami con te e ti farò vedere come si tratta con quei vagoni indisciplinati. Beh, ok, Bradford. Mi serviva un vagone con frenatore. A proposito, io mi chiamo Thomas. Agganciami con la faccia rivolta verso di loro. Ho una gran voglia di tenerla d'occhio, questa rumorosa marmaglia. Adesso ci divertiamo! Allora, branco di scansafatiche, comando io ora. Non si spinge, è chiaro? Impudenti! A noi piace spingere! Non quando ci sono io di guardia. Da adesso questa sarà una zona senza spintoni. Sei triste? Non mi interessa. Quando sei pronto, Thomas? State buoni adesso, lanzaroni, che non siete altro! Le altre locomotive pensavano che Thomas fosse fortunato a lavorare con un vagone con un frenatore così meraviglioso. Non ce la fai! Vorrei che i miei vagoni fossero così disciplinati! Grazie, Owen! È ora di andare! Wow, wow, wow! Bradford, chi c'è che non va? In base al manuale ufficiale delle linee guida di sicurezza della ferrovia, il livello di massi di questi vagoni è di 9 mm troppo alto! Cosa? Dovrai svuotarli un po', Thomas, prima che io possa autorizzarti a continuare nel viaggio. Ma se mi fermo a svuotarli, si farà tardi! Thomas, seguire le regole è davvero molto più importante che essere puntuali. Thomas, sei molto in ritardo. Ora lascia quei vagoni, va a prendere Annie e Clarabel e riprendi la tua tabella di marcia. Sì, signore. Se il tuo vagone con frenatore non ti serve più, Thomas, potrei usarlo io, per favore? Serviti pure, Whiff. Il suo nome è Bradford. Ok, Bradford, sei pronto a partire? Oh, 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 oh! Fermati immediatamente! Che c'è? Qualcosa non va? Non andremo da nessuna parte finché questi sudici vagoni non saranno puliti a dovere. Ma servono soltanto per trasportare alla discarica rifiuti e sporcizia. Non importa! Un vagone sporco è solo un vagone disordinato. Ora, tutti al lavaggio! Hop, hop, hop! Su, muoversi, muoversi! Oh... Thomas e Whiff non furono gli unici due a fare tardi per colpa di Bradford. Ciao, Bradford! Harry, ho notato una piccola crepa sul tuo fanale. Dovrà essere sostituito subito. Ma l'officina è a chilometri di distanza e io ho tanto pesce da consegnare! La sicurezza viene prima di tutto, Harry, anche quando si deve consegnare il pesce. Oh. Harry tornò al deposito tardi e tutte le locomotive raccontavano le loro avventure con Bradford, il vagone con frenatore. E io ho fatto così tardi che Sir Topham si è infuriato. Era arrabbiato anche con me. E tutto questo perché Bradford mi ha fatto andare a passo di lumaca dopo aver notato una sola foglia caduta sui binari. Quel vagone continua a farci fare tardi con tutte le sue sciocche regole e regolette. E per colpa sua noi finiamo sempre nei guai con Sir Topham. Ma non dobbiamo per forza lavorare con lui. Ci saranno altri vagoni con frenatore.
Ma più tardi quel giorno, Thomas dovette andare a prendere altri massi dalla cava. E Bradford era l'unico vagone con frenatore disponibile. Oh no! Ancora Bradford! Per colpa sua farò di nuovo tardi! Invece di finire in altri guai, Thomas decise di squagliarsela in silenzio, senza il vagone con frenatore. Thomas! Thomas! Aspetta! Aspetta! Ho bisogno di parlare con te! Sbrigati, Owen! Questa volta Sir Topham sarà molto contento di me. Ma poi ci fu un altro problema. Con tutti quei massi e senza nessun vagone con frenatore a rallentarlo, Thomas non riusciva a fermarsi. Percy! Thomas! Sta attento! Sta attento! Scusa, Percy! Scusa, Percy! Sir Topham arrivò per ispezionare il luogo dell'incidente, ma per fortuna non c'erano stati danni. Thomas, ma che cosa ti è saltato in mente? Sei partito senza un vagone con il frenatore. Mi dispiace tanto, signore. È solo che non volevo fare di nuovo tardi. Oh, cielo! Rispettare tutte le regole sulla sicurezza è di gran lunga più importante che essere sempre puntuali, Thomas. È proprio quello che ha detto Bradford. Avrei dovuto ascoltare le sue parole. Ciao, Bradford. Mi dispiace averti ignorato quando mi hai chiamato prima. È stato molto sciocco partire senza un vagone con frenatore. Oh, beh, va bene. Ma non ti stavo chiamando per quello, Thomas. Io ti chiamavo per dirti addio. Come addio? È con immenso dispiacere che vi informo della mia decisione di lasciare quest'isola. Mi scuso per dovervi abbandonare in questi tempi di grande Vuoi necessità, dire ma... che te ne vai? Vi prego, non fate piagnistei. So quanto mi apprezzate, ma non cambierò idea. Niente facce tristi né lacrime. Ormai ho deciso. Voglio tornare col mio vecchio amico Samson. Noi due formiamo una grande squadra, Bradford. Beh, naturalmente ci mancherai tantissimo, Bradford. Assolutamente sì. È un vero peccato. Ci vediamo la prossima volta qui a Sodor. Ciao. A presto. Non vedo l'ora. Buona fortuna. Oh, oh, oh! Non voglio sentire fischi mentre siete ancora fermi. Oh, va bene, solo per questa volta. Fischiate pure. Dopo tutto quello che avevano passato, le locomotive erano molto felici di dire addio a Bradford per un po'. E lo erano anche i vagoni indisciplinati. Ha 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 ha